Quindi la bambina cade a terra, morta. Insieme a lei tutti gli altri non morti all'interno della stanza e anche l'enorme armatura. E vabbè, però basta, non ne posso più, io faccio il lavoro sporco e lei conclude il lavoro e mo basta, e mo basta. Vabbè, allora io a proposito dico, senti, guardo le spalle. Volevate fregarmi il lavoro di chierico? Cazzi vostri, avete fatto male. Avete fatto Lo so, non è ancora il mio turno, Tia. Quando è il mio turno ti curo, non cagare il cazzo. C'è Tia lì sotto che fa. Ciccione è ancora lì che tossisce fino alla morte, praticamente. Allora, fermo. Ah, aspetta un attimo. Anche il cavaliere nero cade. Anche il cavaliere nero cade. Il ciccione è palesemente non si aspettava questa cosa. Si alza in piedi, tossendo, continuando a sputare sangue, imprecando in qualsiasi modo possibile. Cazzo, di salvi magia di merda! Ai miei tempi non c'era questa roba. Io avrei scelto palla di fuoco, brutto bastardo. Ai miei tempi, chierici non avevano magia. Sentirete dal silancato dei necromanti. Vabbè, ragazzi, teniamo un attimo di serietà, sì. Dai, che siamo in un momento patoso, immagino. Il negromante si alza in piedi e si dirige verso il corpo ormai senza vita della bambina e inizia anche ad urlare: no, no. Sei stata adottata. Ha cambiato nome. Mortacci sua. Io avanzo verso Lo lui con calma, piano, proprio a passo leggero, con calma. Oh. Se No, ti viene sto per dire, ti estratto. sei accorto che c'è tua figlia morta nel Sì. frattempo per terra? No, ma appunto, vedo mia figlia. Vedo lui che dice: no, no, è il corpo di mia figlia. Io sono il padre! Io sono il padre. Io mi inizio a dirigere, che poi venga curato cool o altre cose, va bene, io mi dirigo verso lui. Ok, allora, nel frattempo che lui si sta dirigendo. Bardo, cosa fai? Curo Trek con Vai. uno dei nessun altro subito danni? No. Ma va, io facevo pop e sparivano tutti. Pop, Va sparivano bene. tutti. 12, 28 punti vita. Grazie, Fur. Va bene. io non Ritorno so perché. pompato. Io non so perché, no, ma io tutte le volte succedono questa cosa, immagino questo per terra esanime, no? Quello che arriva fa. Oh, ehi! Hey. Ah, devo prenderci un caffè! Lo immagino più come tipo le catene che fanno un'operazione di urgenza tipo chirurgo. Ah, In realtà tu fuori non via, lo vedi, ma pazzo! hanno un sacco di mini bisturi legati alle catene. Mi tocca a me? Yes. Cosa vuoi fare? Vuoi fare qualcosa? Prova a rubarmi. Dottor Catena, dottor Prova a Moschettone. rubarmi il tizio e giuro che ti riporto a meno vita. No, te lo addormento. Va bene. No, va bene. Sputo, sì, sputo. Cerbottana. Olio di tagete. Cade che sono leggero. È buono. 16. Questo su una bruschetta è buonissimo. Prego. E concide. Aspetta, tiro anche i danni se vuoi. No, non c'è bisogno. Voglio farlo. Se l'ammazzi. Appunto per questo. Spera che venga un risultato basso. 5. Grazie a Dio. Muore. No. Io a parlare con i morti, non ti preoccupare.
Ah no, non l'ho preso, è vero, non l'ho preso. Più o meno sto scherzando. Allora, tu colpisci il negromante con la cerbottana, che cade a terra, ma invece di essere preso dai morsi del sonno, inizia a muoversi come in preda, come diavolo si chiama? Convulsioni? Bravo. In preda alle convulsioni, iniziando a sputare bava misto sangue, sempre a causa del regalino di Robby. Cosa fate? Devo fare Lord Wolfram, devo interrompere questa sua agonia. Giuro, non sono stato. È un negromante, le ricordo, e va punito. Fai abbastanza, lo prendo, lo rigiro, lo metto praticamente schiena a terra. Ha qualcosa... Prima che possa fare qualsiasi cosa, io lo blocco con le catene, by the way, e mi prendo i miei danni. Giusto perché non faccia magia a cazzo. Ah! Me ne prendo 3 perché sono stronzo e vado a 7. Prego, vado avanti. Mentre no, comunque non ha nessun ammenicolo addosso. È nudo. Sì, sì. Al massimo non gli vuoi rubare la gonna, ma... è appena passata la Rob, scusate, adesso è passata la Tia, non è un problema, andiamo avanti. No, è passata adesso, è passata la Rob. Mentre state per fare qualsiasi cosa, iniziate. No, vai, scusa. Chi di voi è concentrato sul ciccione? A parte il bardo e Wolfram, ovviamente. Beh, io gli ho sparato la cerbottanata, quindi. Siamo dopo si sega. Dovrei... No, ma in realtà io sono più attirato, cioè nel senso voglio vedere bene la bambina. Ok, io vado alla sedia, voglio vedere se trovo la maschera. Allora, mentre vi dirigete in... chi uno sulla bambina e l'altro sul trono, iniziate a notare come se il mondo iniziasse a ruotare su se stesso lentamente. Io sono confuso. Ma abbastanza. Ma il mondo non era piatto. Infatti. Era un'enorme pizza margherita. Quindi ci giriamo e stiamo a testa in giù. Stiamo io tiro un cazzotto in faccia al tizio. Smettila di farlo. Io sono una legge. Signore, non credo sia lui. Lei ben sa che qualsiasi cosa avvolto dalle mie catene non può far nulla. Né di magico né di fisico. Signore. La bambina com'è messa? Senza anima? Per è terra? Morta. No, la bambina è morta. Piano piano, nel frattempo che Wolfram è concentrato, quindi probabilmente non si sta accorgendo di un cazzo. Il mondo intorno a voi inizia a roteare, a modificarsi, finché a un tratto non vi trovate in un altro posto, in un'altra stanza. Il ciccione c'è sempre, Fraus. Wolfram? La bambina? È la stanza di sopra? No, proprio in un altro, non state nella fortezza, quantomeno da quello che sembra non è la fortezza. Hanno inventato il teletrasporto, cazzo. La bambina c'è ancora? Sì. Allora, vi trovate a testa in giù su un pavimento di marmo nero. Sopra di voi il cielo è multicolore. Cioè, sotto di voi, che sarebbe sopra di voi. Un altro. Magari ancora lui, provi. Non è lui. Provi col sinistro. Sinistro. Il destro è stanco. Io mollo il vecchio. Allora. Beh, ormai. E mi sparo un cura ferite leggere. Incantesimo del vecchio lo abbandono. Di Fraus. Posso autospararmi un cura ferite leggere? Ascolta, non è che c'è un dissolvite il trasporto. Ok. C'è un incantesimo molto più potente qui, di cui io non sono a conoscenza. No, direi di no.
a un tratto di fronte a voi, tenendo presente che state comunque a testa in giù, compare un essere, possiamo dire umanoide, quello che sembra un uomo, se non fosse per alcuni piccoli particolari. Ovvero, non ha né le palpebre né le labbra. È coperto da un... la pelle è verde molto scuro, tendente al nero. E ha una lunga veste con le stesse incisioni della gonna del negromante, che copre completamente tutto. Braccia, e lascia trasparire solo le unghie delle mani, che sono molto lunghe. Io guardo le corna e guardo lui. Guarda il knowledge! È un morto, qualcosa non che non puntare la luce contro la witch. Non ho capito? È un morto o ha qualcosa a che fare con la morte? No, non ha nulla a che fare con... Cioè... morte e non morti, ricordiamo. Vabbè, puoi usare saggezza a rivelare conoscenze. Vuoi che faccia un tiro su saggezza contando il Bardic Knowledge? Discernere no, in realtà... Bardic Knowledge no, dai. No, saggezza. No, se ha Bardic Knowledge no. Ti ricordi questa figura da alcuni tuoi vecchi studi in un'antica biblioteca? È il ritratto sputato, o quantomeno somiglia al ritratto sputato, dell'antica divinità dal nome dimenticato. Cioè, ha presente quel dio dimenticato nelle ere Ecco? Ecco, lui. Quindi stiamo andando contro un dio? Io vi sto dicendo quello che c'è davanti. Ce lo riferisce il bardo? Follo il tizio, ma prima gli do un colpo di... Spiegano molte cose. Follo il tizio, guardo il nuovo venuto, guardo il Fraus, e col mazzafrusto infierisco con un colpo sul corpo di Fraus e vedo la reazione. L'essere ti fissa per un istante quantomeno, dopodiché avanza verso di voi. C'era ancora. Avanza, anzi, per dirla tutta, più che verso di voi, più verso l'uomo steso a terra. Quello su cui ho infierito? Yep. Chiamate i vostri di. Dei. 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 Così che non capisce. Io chiamo Bob. Bob? Il dio ti incenerisce. Bob, aspetta. No. Bob è un dio giusto, grazie Bob. Bob? Mi confondi. No, sto a te. Bob, c'ho Ok. Lo puoi? So cosa fare. Poker, Bravo, perché al momento la mia soluzione è una sola. Mi piace. So cosa la fare. Mia anche. Qualcuno mi curi, perché io bloccherò quell'affare. Effettivamente la tua idea non è male. Prova a vedere come funziona la mia. Della morte un dio dimenticato. Sono le catene della morte. Sono di un dio. Lasci che l'aiuti, Death. Sì. Lancio bloccare persona sulla creatura. E io uso le catene. Tu ti stai mangiando dove sono uscito? Allora. Io lancio testata. Non ho più l'effetto continuato, quindi ritiro col più 3. Rex, mi dispiace, dato che sono agli parati. Allora. Ma lo sapeva, ragazzi. Lo sapeva. Le catene di Death si stringono addosso alla divinità per poi cadere a terra, flosce. Il mio Dio mi ha abbandonato, sono impotente, oh mio Dio! Ha detto che sta giocando con Babba Poker. Per quanto riguarda l'incantesimo, non sembra sortire nessun effetto. Signori,
Bloccare persona su un dio. Bloccare persona e funziona sulle su tutte le creature. Credo che dovremmo farlo la vecchia maniera. Non piace. Il dio avanza, non vi calcola nemmeno, non si ferma neanche a guardarvi. Avanza semplicemente verso. Dammi le spalle per sapere. Posso usare le catene sul paladino per piacere? Sì. No, scherzo, dai avanti. Afferra il l'uomo steso per terra che continua a boccheggiare. Ma no, ma come fa a stare ancora lì? Beh, dai, gli ha dato una botta, non ho calcolato che la voleva ammazzare. Colpo di mazzafrusto. Non hai specificato dove? No, l'ha fatto in testa. Ah, in testa? Sì, lo volevo ammazzare. No, no, scusa, allora non l'avevo capito io. No, boccheggia, gli mette una mano dentro il culo e fa boccheggiare la bocca. Potrei anche farlo, ma ho una dignità. No, vabbè, ragazzi, pace. No, vabbè, dai, boccheggia, è ancora vivo, non si è ultra resistente. No, fermo. Ok, l'avevi ucciso. Lo tocca, gli sfiora con il dorso della mano la faccia e l'uomo per un attimo riprende. A parlare coi morti lo so fare anch'io un incantesimo di livello 1. No, lui si risveglia proprio. Non sta usando parlare con i morti. Reanimare non morti, incantesimo di terzo livello. L'uomo lo guarda. Diti, cioè. Terrorizzato, inizia a boccheggiare. Inizia a fare: mio signore, ci abbiamo provato, è colpa loro. La divinità osserva, continua a non pensarvi proprio, continua ad osservare il... Io non posso guardare Luca mentre devo raccontare questo pezzo. Che sei... Nascondilo, metti la mano, come faccio io. Continua a guardare l'uomo e con una voce più un sibilo inizia a fare: io ti avevo dato una missione. Voldemort. Sì. Non è Voldemort. Ok. Stai cederisco dopo. Tranquillo. Tu sei il primo. Vabbè. Cos'è? Ti avevo dato una missione? Vai. Avevi un'unica missione. Proteggere la bambina. Non l'hai fatto. E ora... mio caro, ne subirai le conseguenze. Dopodiché, dal pavimento esce fuori un enorme, si apre un buco ed esce fuori un enorme verme con braccia annesse che afferra prepotentemente, abbracciando l'uomo, il grassone Fraus, e portandolo giù con sé, mentre ovviamente urla con urla strazianti. Dopodiché il buco si richiude. Odia i verbi. Eh? Dai, odia i verbi. Ah. Okay. Che altro succede? L'uomo cioè, si gira verso di voi. Preoccupato Wolfram. Ok. E vi osserva. Dopo un attimo... fa... beh... vabbè, okay. No, stavo dicendo... buonasera, ho detto però... buonasera, mondo con il cielo arcobaleno. Buon arcobaleno. Lungo arcobaleno perpetuo a tutti voi. Adesso la pentola d'oro! L'uomo, l'essere, fa una sottospecie di riverenza, diciamo, molto alla presa per il culo, verso di voi e fa: benvenuti nel mio dominio.
purtroppo devo dire che non mi avete reso un servigio molto favorevole. Anzi, è stata la tettona. È stata lei. Tracy si è totalmente basta, è esploso. Dopo le catene hanno fallito, basta. Sono impotente. Come ci si sente? Si sente un bardo. Sì, sono stata io. E quindi? Ci ho messo anche del mio. E poi questo qua non è il suo regno, è il regno di Lord Wolfram. Giusto? L'uomo vi guarda, anzi ti guarda, fa una leggera risata e fa... No, mi dispiace contraddirvi. Questo è il mio dominio. Non credo che siamo più alla fortezza. Ma quella era mia figlia. Cosa intende dire non siamo più alla fortezza? Beh, questa non mi sembra una fortezza. Dove ci ha portato, quindi? Il suo dominio. Il cerchio torna. Certo, Edo, che se tu gliele suggerisci, però... Ne era venuta, però ho detto... Ma... Diciamo che è un posto che da un po' di tempo considero la mia casa. Non hai risposto alla domanda su mia figlia? Non ti sta cagando. Si gira verso di te, Wolfram, e fa... Hai detto bene. Era tua figlia, molti anni fa. Prima che, ahimè, i miei uomini la... prendesse. Sono Batman. Quindi è a te che si deve la caduta di Wolfstream? In un certo senso. Anche se devo dire era stato un obiettivo casuale. Potrebbero essere molte città. I miei hanno scelto Wolfram e casualmente tua figlia e il tuo regno. Potrei dire che me ne dispiace, ma non è così. Ma neanche a me, lo attacco. Ragazzi, dopo prima... Pum, sei proprio l'embolo. L'altra metà, c'è cioè proprio... Giù. Si spegne il cervello. Lo sa, lo faceva spesso. And there he goes. Mi lasci tirare o non lo riesco neanche a toccare? Dimmi tu. Allora, ti lanci col tuo mazzafrusto, tenti di spaccargli la testa in preda all'ira. Quando stai per colpirlo, quando il mazzafrusto è un centimetro dalla testa della divinità, una sorta di buco nero si apre sotto il tuo mazzafrusto. E si riapre ad alcuni centimetri di distanza. La punta del tuo mazzafrusto entra dentro al buco nero sopra la testa ed esce a quello a qualche centimetro di distanza, colpendo il terreno. Colpisco di scudo, nel senso, io avanzo, Rexen, o mi blocchi, cioè, se no io intendo... A testate, a colpi di scudo, a calci, lo prendo. Welcome, non importa come. Allora, let's make science together. Tenti di colpirlo in tutti i modi, ma passi attraverso la divinità. Lei ti guarda e fa: mi spiace, Lord Wolfram, purtroppo siamo entrambi incapaci in questo caso. Lei non mi può colpire come io non posso purtroppo colpire voi. Quindi che si fa? Arrivederci! È stato bello! Allora, aspetta. L'uomo, l'essere vi guarda e vi fa... Avrei una proposta. Purtroppo... Questa è la mia casa e la mia prigione.
mi è... sono stato buttato qui svariati millenni fa dopo un'ardua guerra. E da allora tento di uscire. Sua figlia sarebbe stata il catalizzatore per poter uscire. Purtroppo non è andata come avevo previsto. E avrei una proposta. Voi ve ne potrete andare in pace, beatamente, ma uno di voi dovrà darmi il suo corpo per poter uscire da qui. Senza appesa, ma è una proposta. Ma perché ha ucciso? Parecchio controproducente per noi. Lei, signore dei nigromanti, ci chiede di uscire, di fare un patto? Ci ha visto? A parte il ladro. Ah già, a proposito del ladro. Ti ha strozzato la mente di Francis. Non è la mente. Scusate. Te l'ha spezzato. Proprio. Ah, scusi, perché ha ucciso? Se noi... se lei poteva entrare dentro uno di noi, perché ha ucciso un suo seguace dal quale poteva tranquillamente entrare? Io credo che sia per questione di allenamento, Trek, quindi tu probabilmente ce l'hai nel culo. Sai? No, perché l'allenamento è uguale, è lo stesso. Purtroppo sono obbligato a determinati vincoli. Tipo? È tipo non poter possedere quelli del... sovrappeso. Non poter possedere quelli della mia stessa chiesa. Ah! Altrimenti sarei rinato da allora. Se il signor ladro. Signor ladro, cazzo. Queste cose. Adesso il dio si gira verso Wolfram e fa: scusa, perché me lo siete le portato posso fare dietro una domanda, signore dei negromanti? Io avevo una domanda, signor Paladino, ma perché cazzo vi siete portati dietro un ladro? C'ha ragione, ha ragione. Io dico da sempre tutta l'avventura che lo dico. Vabbè, comunque, entrare nel corpo di uno di noi la renderà mortale. Giusto? Diciamo. Tangibile, quantomeno. Diciamo. Perché vedo quello sguardo su di me, Luca? Parto. Lord Wolfram, è ovvio che ci dobbiamo sbarazzare di costui, ma qui non possiamo farlo. Ed è ovvio che c'è un inganno dietro le sue parole. Assolutamente. Bardo, tu sei venuto qui per la conoscenza, o sbaglio? Sì. Cerchi la conoscenza sui morti. Francis, adesso vedi che giusto, Bardo. Per il call fa Francis, sì. No, voglio andare da lui. Sì. Io voglio sapere tutto quello che si può sapere sulla morte. Beh, Bardo, io posso dirti tutto sulla morte. Ovviamente a un prezzo. E tu, ladro, noto che hai qualche problema. O mi sbaglio? No. Sei sicuro? Non si sbaglia. Come rido, mi sono ricordato una cosa, porca puttana. Beh, io potrei risolvere quel problema. Ovviamente ha un prezzo. Ha la maschera? No, ma la cosa di cui stiamo parlando è molto meno forte di me, ladro. E tu, paladino? Non ti mancano tua moglie e tua figlia? Non ti manca il tuo regno fiorente? So qual è il mio dovere. E sei stato tu a strapparmi. E nessuno, neanche un dio incarnato, potrà restituirmeli.
Oh, ed è qui che sbagli. Io potrei, ma anche questo richiede un prezzo. Un prezzo che non posso pagare e che nessuno di loro pagherà. E tu, chierica, non anelavi da tempo la settima? Io non ho parole. Lei mi offende. Comunque, da quanto ho capito, lei mi offende. Tutti hanno un problema, lei è la settima. Comunque, da quanto ho capito, non ha poi così fretta, si è aspettato per così tanto tempo, no? Io no, io sono immortale. Allora, voi quanto tempo avete? Non ha problema se ci prendiamo del tempo per prendere questa difficile decisione, giusto? Oh no, io ho tutto il tempo di questo mondo e anche di altri mondi. Diciamo che mi basta all'incirca un'ora. Facciamo 30 minuti. No, mi spiace, ma devo insistere. Lei mi ha offeso. Anche volendo, mi sembra di ricordare di aver capito che lei non può farci niente. Non può farci nulla. Non possiamo fare nulla. La cosa è reciproca. Quindi. Puffa la fava. Il Dio. Ma... c'è Francis che si gratta visibilmente la testa. Tipo. Francis. Sì, Francis, io so anche una cosa che ha fatto lei. Mi dispiacerebbe un sacco ucciderti. Ma veramente un sacco. Però questo dio potrebbe portare. A te non so può funzionare. A te mi dispiacerebbe. Sappilo, cool. Trova lei la maschera. Che maschera? Di cosa state parlando? Wait, what? Quella maschera lì. Sara, sai qualcosa di questa maschera? In realtà lo sai anche tu, che no, manca poco tempo che devo recuperare una maschera. No, l'hai specificata all'inizio dell'avventura. No, io non detto, lo so. A Sasso lo sa solo Sara, punto. Ah, ok, ho capito. Devo recuperare la maschera. E non ho capito allora la domanda che mi hai fatto. Scusami. Di cosa sta parlando? Di che maschera sta parlando? No, ma non ho capito cosa ha detto Tia prima. Non l'ho perso proprio il discorso. Sì, tanto comunque il dio ha parlato apertamente comunque. Tu l'hai ascoltato che c'è qualcosa che mi stai seguendo, Luca. Te l'ha detto anche il dio. L'ha detto esplicitamente a tutti. Sì. Vabbè, dirò. Le parole ingannevoli di costui non devono annebbiarti. Vai tranquillo. No. È cool che ha detto che cerca una maschera. Non è stato Ciccio qui. Sì, ma l'altro, il dio, ha detto comunque che mi Ciccio qui. Chiama anche la tua divinità, Ciccio qui. C'è qualcosa di più pericoloso, meno pericoloso di me che ti sta affliggendo. Lasciatemi un'ora di tempo, non rompetemi i coglioni. Io mi siedo a fissare il male alla divinità, perché non posso fare nient'altro. Ha ragione Sara. La divinità evoca un tavolino e delle tazze di tè. E si siede. Struggo il tavolino. No, ma c'era il tè. Buco nero. E mischi il tè. All'ultimo tira su la tazzina di tè e fa... Mio Dio, quanta poca. E adesso sono nella merda. Perché non ho proprio idea di che cazzo scegliere. Fai ciò che ci serve. Ti do un'ora di tempo. Pausa? E vedremo chi deciderà di tradire il gruppo. Pausa. Pausettina? Perché io devo decidere, in realtà io devo decidere. Sì, no. Lo so che potevi decidere. Sono estremamente indeciso. Ci devi solo provare. Vedi perché dovevi portarti il ladro? È vero, un sacrificio serve sempre. In questo caso più di tutti. Va bene, dici ragazzi, quando ti sei vai in pausa. Andiamo in pausa. Sono chiamato.